Ciao Pillini, ben ritrovati. Oggi finalmente ci rivediamo in un nuovo video e vediamo un nuovo gioco da poter fare a casa. In questo gioco abbiamo bisogno di 6 oggetti, questi oggetti devono avere un colore diverso e abbiamo bisogno anche dell'aiuto dei nostri genitori. Andiamo a vedere le regole. In questo gioco ci andiamo a mettere al centro, ad una certa distanza che deve essere uguale tra tutti gli oggetti, e a questo punto i nostri genitori dovranno chiamarci un colore, ad esempio il giallo. Io dalla posizione di partenza corro verso il colore giallo, lo tocco e ritorno in posizione. I nostri genitori chiamano un altro colore, ad esempio il nero, corro, tocco e ritorno nella posizione di partenza. Questo gioco può variare in che modo? La posizione di partenza non deve essere sempre una posizione in piedi, ma possiamo andare in posizione seduta, possiamo andare in ginocchio, possiamo partire con la pancia a terra, possiamo partire schiena a terra. Dopo un po' di tempo conosceremo a memoria la posizione dei nostri oggetti, quindi sapremo che il giallo si trova alla mia sinistra, il nero si trova davanti, il verde alla mia destra. Quindi per renderlo più difficile andremo a spostare la posizione degli oggetti. Quindi vado a scambiare. Posso ricominciare il gioco con una nuova disposizione degli oggetti. Un'altra variante per rendere più difficile questo gioco può essere che i nostri genitori, anziché dire solamente un colore, dicono 2 o 3 colori consecutivi e noi andremo a toccarli secondo la sequenza che i genitori chiamano. Ad esempio, se chiamano rosa, giallo, verde, vado a toccare prima il rosa, poi tocco il giallo, poi tocco il verde e ritorno in posizione. In questa variante abbiamo bisogno di una pallina e di un canestro. Ci andiamo a mettere sempre nella posizione di partenza, i nostri genitori ci chiamano un colore e noi lo andiamo a toccare questo colore palleggiando. Quindi ad esempio ci chiamano nero, palleggio, mi piego sempre palleggiando, tocco e ritorno nella posizione di partenza. Quando sono tornato nella posizione di partenza posso tirare al canestro. Per aumentare la difficoltà i nostri genitori possono chiamare anche 2 colori. Ad esempio, rosa e rosso, io palleggiando tocco prima un colore, mi rialzo, vado a toccare il secondo colore e ritorno nella posizione di partenza e qui posso tirare al canestro. Ricordatevi che in questo gioco possiamo cambiare tante cose. Possiamo cambiare la disposizione degli oggetti, possiamo cambiare la posizione di partenza, possiamo partire in piedi, seduti, in ginocchio. I nostri genitori possono chiamare un colore, ma possono chiamare anche 3-4 colori e noi dobbiamo andare a toccare in maniera consecutiva. Inoltre, quando palleggiamo o quando tiriamo a canestro, possiamo farlo utilizzando non solo la mano destra, ma anche la mano sinistra. Bene, Pierlini, per oggi abbiamo finito. Spero che questo gioco vi sia piaciuto. Ditemi se vi siete divertiti e ricordate sempre... Forza Pierlini!